7:49 di questa mattina, una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata a 3 km dal centro abitato di Samo, piccolo borgo della Locride. Il sindaco Paolo Politano ha dichiarato che la scossa è stata avvertita intensamente, costringendo la gente a scendere in strada per paura. Fortunatamente al momento non ci sono segnalazioni di danni, ma per precauzione le scuole sono rimaste chiuse. Niente, c'è stata una forte scossa di terremoto di cui il sismografo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che è posto sul territorio di Samo, registrava una scossa di terremoto di 3.6. La gente si è subito allarmata, è uscita dalle proprie abitazioni, si è riversata sulle strade ed io personalmente sono uscito velocemente da casa e mi sono recato presso le scuole per non far entrare i bambini, e poi sono andato in comune e ho fatto l'ordinanza di chiusura in via precauzionale delle scuole e ho attivato anche il COC. Ecco, mi sono messo subito in contatto con la prefettura, la protezione civile regionale e provinciale per il da farsi. Sul posto poi sono usciti i carabinieri per controllare il paese. Molto panico c'è stato? Sì, c'è stato tanto panico. C'è il tecnico del comune che è in giro per controllare alcuni fabbricati di vecchia costruzione, ma al momento non ci sono danni. Bene così, allora l'epicentro sembra sia stato proprio vicino all'interno del comune, all'interno del territorio comunale. Sì, a 3 km dal centro abitato per una profondità di quasi 14 km di profondità. Quindi per fortuna diciamo non ha provocato altri danni. Ora le scuole rimarranno chiuse per tutta la giornata di oggi? Sì, le scuole sì, per oggi è il COC del comune è stato attivato sino alle ore 24 di oggi.